e violenze, a forza di dormir poco e legge molto, perse la testa per l'errante cavalleria e poi alla il sogno dell'eroe lotta contro i mulini a vento, cavaliere errante sino alla follia, assieme al fidato scudiero e a uno straordinario Ronzinante, sul palco del Teatro Petrarca. A chiudere in bellezza la stagione teatrale aretina sono stati infatti Don Chisciotte, Alessio Boni e Sancho Panza Serra Ilmaz, che hanno portato in scena il capolavoro di Cervantes. La vita errante necessita di tre cose. Primo, un'armatura, e me la vedi indosso. Secondo, un grande amore a cui dedicare le proprie gesta. E nel mio caso si chiama Dulcine. Terzo, uno scudiero. Tu. Una chiusura perfetta per la stagione del Teatro Petrarca. Dicono dopo la Bibbia il Corano sia il testo più venduto in tutto il mondo e tradotto in più lingue. Si contano almeno 40 lingue al mondo, perché parte in sordina, poi pian piano questo dialogo, questo viaggio si addentra dentro la saggezza popolare di un contadino che è Sancho, si addentra dentro l'idalgo nobile aristocratico che è Don Chisciotte e si fondono e il pubblico si riconosce in questa fusione, in questo mondo che si parla. Avete molto male? Io del dolore non ai cavalieri erranti non è permesso lamentarsi. Io padrone ve lo dico subito, io al primo doloretto esplode tanti lamenti. Tu lamentati quanto vuoi, Sancho, voi scudieri non avete simili.